Benvenuti a Stronger. Prima di entrare nel vivo della nostra puntata però chiedo alla regia di mandare in onda una clipina che ci aiuterà a introdurre il tema di quest'oggi. Prego regia. Buonasera, buonasera a tutti e inizio scusandomi per il fatto che siamo eh, uno, due, tre, quattro, cinque, sei maschietti e, e appunto manca... manca la, la ministra messa che avremmo voluto qui con noi stasera, ma credo che sia stata avvertita tardi. Insomma, quindi mi scuso anche per questo. Ecco, lo avete sentito. Inizio scusandomi perché siamo sei maschietti. Così, il presidente del Consiglio Mario Draghi apre la conferenza stampa sul DL aiuti il 2 maggio scorso. Eh, sono curiosa di eh, sapere cosa ne pensano i nostri ospiti che vado subito a eh, presentarvi, iniziando dal sottosegretario di Stato all'informazione e all'editoria, Giuseppe Moles, benvenuto. Buonasera, grazie. Eh, dopodiché abbiamo Irma Cordella, Public Affairs Director di Abvi, benvenuta Irma. Buonasera, grazie. Con noi anche Yanina Landau, volto di classe CNBC e autrice del libro Comunicatrici. Buongiorno. E in collegamento la direttrice della nazione, Agnese Pini. Benvenuta, Agnese. Allora, Agnese, inizio subito con te perché eh, ci troviamo ancora una volta di fronte a quello che eh, gli inglesi hanno definito un MANEL, ossia un All Male Panel, cioè un termine, un neologismo per definire una platea di soli uomini. È una cosa che eh, continuiamo a vedere eh, nelle trasmissioni televisive, nelle conferenze stampa, come in questo caso, una scena che eh, quindi si ripete, che tuttavia eh, inizia eh, come dire, a essere percepita come qualcosa di poco, di poco corretto. Allora, la domanda è: se non è cattiva fede, è cattiva abitudine? È cattiva abitudine, penso che sia la, la risposta più giusta, nella, nella misura in cui non, fino a poco tempo fa non, non ci si poneva il problema. Cioè, in realtà ce lo poniamo da poco tempo, il tema della presenza del monopolio maschile in moltissimi eh, ambiti, soprattutto nel dibattito pubblico. Cioè, cioè, quando c'è da esprimere un'opinione, un concetto, eh, nel caso della conferenza stampa ovviamente quando c'è da spiegare, in quel caso a una, a una platea di giornalisti, è un provvedimento molto importante. Eh, una volta non ci si poneva una questione di genere, eh, non, non, era, non era un tema all'ordine del giorno nel dibattito pubblico, per fortuna lo è diventato. Nel momento esatto in cui lo è diventato ci si è accorti che il problema c'è, e cioè che nella maggior parte dei luoghi chiave in cui si presentano opinioni, si fanno discussioni, eh, si portano eh, in, a un pubblico, a un'opinione pubblica eh, delle, delle tematiche, delle questioni di, di grande rilevanza, spesso la, la parte femminile non è rappresentata. Eh, non c'è una voce femminile in un dibattito pubblico, non c'è una voce femminile in un contesto in cui si debbano esprimere idee e opinioni su qualche eh, aspetto rilevante della nostra società o della nostra quotidianità. E per fortuna se ne comincia a discutere, se ne comincia a parlare. Questo è, è, un, è una grande conquista della nostra storia recente, il fatto che almeno se ne parli, non il fatto che si sia risolto il problema. Il problema non si è risolto. Eh, L'aspetto più interessante rispetto alla clip che avete fatto vedere poco fa... Eh, sono le scuse di Draghi. Draghi sente il bisogno di scusarsi perché sa che c'è un problema rispetto eh, a questa questione. Se non ci fosse il problema, non ci sarebbe bisogno di scusarsi: nel senso che non è che eh, il tema della de, 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 de parità di genere deve essere eh, eseguito no? in maniera aritmetica in ogni contesto, in ogni situazione. Ma siccome invece un problema c'è, perché la parte femminile non è rappresentata, non è quasi mai rappresentata, adeguatamente rappresentata, allora dobbiamo scusarci nel momento in cui. Eh, questa parità aritmetica non, 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 non è eseguita eh, ma il tema appunto non è aritmetico è un tema di concetto eh, Draghi si scusa perché il problema della non rappresentanza femminile nei luoghi di dibattito pubblico è una questione non solo italiana, in Italia siamo particolarmente abili nel non, nel non, nel non rispettare la questione nel non porci eh, il problema al tema della questione ma non è ovviamente soltanto un problema italiano è un problema di cui in occidente ha iniziato eh, a dibattere, ma è una questione molto seria e molto eh, importante per quel che riguarda le nostre democrazie, perché una democrazia senza un'adeguata rappresentanza femminile nel dibattito pubblico e non solo politico non è davvero una democrazia. Non è un problema solo italiano, ma è un problema prettamente italiano, prevalentemente italiano. Ianina, eh, tu che cosa ne pensi? Allora, facendo riferimento a quel pezzetto di inizio di conferenza stampa, non è questione di dibattito, è questione proprio di rappresentanza. Le donne non sono in quei ruoli, cioè non è che ha chiamato un ministro, ma poteva chiamarne un altro. Quindi lì proprio ci si rende conto che nei ruoli chiave nelle industrie, ma anche nella politica ancora sono appannaggio degli uomini. Poi un passo diverso sicuramente nel dibattito pubblico, io mi occupo particolarmente di economia e devo dire ancora di meno, cioè non solo non ci sono nei luoghi chiave delle figure femminili, spesso sono Uh, grazie alle quote rosa, rappresentano più la parte del presidente all'interno di un'azienda piuttosto che quella di amministratore delegato, ma anche tra gli opinionisti, comunque anche quando si fanno delle tavole rotonde, anche tra i professori universitari, anche tra rappresentanti a vario titolo: insomma, che possono dire la loro, la figura femminile non è eh, quasi mai compresa. Di solito la donna è quella che fa la moderatrice, o ce ne sono una su cinque. Il problema grosso è anche un problema di fantasia. Io mi rendo conto, cioè, in, quando parliamo di ministri, sono quelli e non possono essere in altri, nei talk show, nei punti di incontro e di confronto, si cerca sempre di chiamare sempre le stesse persone. Quindi girano poche, eh, pochi nomi femminili. Ce ne sono tanti, andrebbero valorizzati, andrebbero sperimentati sono sicura che farebbero degli ottimi risultati. Uh, Irma, uh... Come diceva Ianina, eh, poche donne, poca fantasia. Um, C'è chi sostiene che le donne abbiano sempre quest'ansia da prestazione, quindi anche quando vengono chiamate eh, la vivono un po' come non mi sento preparata, mentre eh, gli uomini, questo non, non, non lo dico io, ma insomma, eh, viene, viene, si legge spesso, eh, gli uomini invece mh, come dire, sono, si sentono sempre pronti a, a intervenire in qualsiasi tipo di arena è così e anche tu sulla, sulla base della clip che abbiamo visto un commento io posso parlare e ti ringrazio per domanda questa domanda rispetto quello, a... eh, al mondo dal quale provengo che da vent'anni credo... delle, delle compagnie internazionali per le quali lavoro occupandomi di comunicazione eh, io credo che finiscono, Prego. nel senso che l'uomo è più spesso lanciato nell'arena perché gli vengono date scusate Prego. mi fanno un, un segnale dalla regia c'è un problema con i microfoni forse non si sente grazie, grazie. così va meglio Scus scusate ok dicevo eh, non è tanto un tema di eh, opportunità è un tema quasi di, di sfinimento, la dico male ma eh, consentitemi questa licenza, nel senso che eh, quello che ancora avviene, e questo avviene soprattutto nell'ambito del business, agli uomini vengono date molte più possibilità, senza contare troppo la preparazione o meno. La donna nel momento in cui ci arriva ha dovuto fare una gavetta talmente lunga che alle volte si rassegna e non le interessa quasi più, perché è troppo complesso, è troppo complicato. È, è arrivata. Sottosegretario, a lei l'ultima parola. Bah, io eh, spero che funzioni il microfono. Sì, sì, no, e, non vedo non, la regia sbracciata. <ride> allora, io mi, intanto mi collego a quei dieci secondi iniziali della conferenza stampa di Draghi. È apprezzabile, cioè, eh, e parlo, eh, come dire, non eh, cercando di essere politicamente corretto. Intanto, ritengo che sia questione di educazione più che di essersi accorti di una mancanza di genere. Educazione. Ha detto il presidente Draghi: una cosa importante: il fatto che un presidente del Consiglio si scusi non per l'assenza in sé di un ministro donna, ma di un ministro donna che non è stato avvertito in tempo. E questo è un elemento un po' interessante. Secondo, eh, io sarò fatto male però eh, io ritengo che a parte mettiamo, mettiamo alcuni puntini su io sono sempre stato contrario alle quote rosa eh, perché ritengo che sia una forma di ghettizzazione quasi come se bisogna proteggere il panda, panda. <ride> allora mettere una quota di qualsiasi tipo che sia di genere o di altro tipo in realtà può essere anche un limite cioè non si vede perché bisogna prevedere delle quote. Quelle quote possono magari essere tranquillamente superate, abbondantemente superate. Secondo, eh, è un problema di tipo culturale, ma il fatto che, eh, eh, apro parentesi, in realtà quelle quote in alcuni settori o in tutti i settori in cui sono state poste hanno dato un contributo, cioè hanno aiutato ma sono un provvedimento spot, tutto il resto è altra cosa. E quando dico altra cosa, eh, dico che eh, è un, non un problema, è un argomento di tipo sociale, culturale, educativo. Sociale e culturale, è ovvio, anche educativo, perché evidentemente eh, fin dall'inizio, cioè la famiglia e la scuola devono in qualche modo... Eh, non insegnare, ma consentire a tutti di ragionare eh, sulla parità non solo di genere, ma anche Partendo di condizioni sociali. Di testo, poi, tra l'altro. Sì, non solo perché guardi. Là, ehm, a prescindere dai libri di testo l'esperienza familiare o l'insegnamento di un buon insegnante, l'esempio. Terzo e ultimo, io in realtà, siccome mi trovo benissimo a lavorare o a chiacchierare o a discutere di qualsiasi argomento, spesso e volentieri più che con le donne e con gli uomini, mi sono reso conto che forse una parte di atteggiamento culturale del sesso di cui faccio parte è quello di avere difficoltà a interloquire con una donna sull'attività su, di qualsiasi tipo, forse perché sicuramente si accorge subito che è più preparata di lui o è meno schematica di lui e quindi si preferiscono a volte degli interlocutori uomini perché il modo di comportarsi e di fare è lo stesso e quindi è prevedibile e quindi in qualche modo è controllabile. Io eh, lavoro felicemente eh, con qualsiasi persona, la differenza credo non debba essere soltanto... Identificata nel sesso, ma nelle capacità. E sinceramente le capacità credo che sia evidente a tutti e lo vediamo sempre di più, e devo dire per fortuna: non hanno sesso. E proprio di capacità: perché di capacità ne hanno da vendere le, eh, le donne che hai intervistato Ianina. Tu hai scritto un libro comunicatrici, hai intervistato nove donne che eh, ricoprono. Eh, una posizione manageriale all'interno di eh, importanti realtà imprenditoriali. Ehm, volevo chiederti cosa, hanno, cosa hai trovato in diciamo un punto in comune? Cosa avevano in comune queste donne? Se lo avevano e se c'è una storia che ti ha toccato più da vicino rispetto a un'altra. Allora, gli elementi comuni possono essere stati due. E... Prendo subito a precisare che si tratta di, di donne che comunque eh, sono dai 45 in su, quindi partiamo da un presupposto, quando loro hanno iniziato il loro percorso lavorativo non c'erano le strutture di eh, formazione, le scuole di formazione, le scuole di giornalismo, le scuole di comunicazione che ci sono oggi. E quello che mi, insomma, abbiamo riscontrato io e Antonella Dragotto che abbiamo fatto insieme questo libro, è il fatto che tutti ven venivano da percorsi eh, completamente differenti al mondo della comunicazione, quindi con lauree completamente diverse, però piano piano si sono avvicinati a questo settore, eh, hanno imparato a muoversi bene, tanto diventare grandi eh, donne di, di estremo successo. L'altro sicuramente la tenacia, perché tutti raccontano, in questo libro facciamo un po' gioie e dolori della donna in carriera, tutte a loro, si può vedere dalle loro storie personali, hanno dovuto... Superare dei limiti a uh, volte alcune più semplici. Abbiamo parlato di Stalker, abbiamo parlato di um, persecuzioni, insomma, ci sono stati momenti quasi tutti, hanno avuto dei momenti anche delle difficoltà delle, dei muri che hanno trovato nella loro carriera e l'hanno saputo superare brillantemente. Quindi sicuramente la tenacia. Tra tutte le storie forse quella che eh, mi ha colpito anche perché è stata la prima è quella di Katia Ugelli che è stata la prima donna che si è occupata della comunicazione di una squadra di calcio, in quel caso era la Roma. È arrivata al tempo di Pallotta, mh, era una giovane mamma, quindi si è dovuta imbarcare in una situazione assolutamente un complessa anche dal punto di vista lavorativo, in un mondo prettamente maschile e ha cercato di eh, abbattere alcuni... Paradigmi che c'erano tanti anni e questo l'ha pagato molto caro. Un esempio su tutti: dei, lei aveva dato dei, dei limiti alla conferenza stampa, potevano entrare solo giornalisti professionisti all'interno degli stadi, aveva dovuto regolamentare le tribune d'onore e non regalare a pioggia eh, il, i biglietti. Non, non tutti venivano accettati. Insomma, ha iniziato a fare cambiare un po' di cose, tanto poi da ritrovarsi un cartello fuori dal. Da casa ho scritto Cati Ogelli, lavati i capelli. Che voglio dire, è una cosa che a un uomo non diresti mai: cioè un attacco sessista fortissimo. Anche perché, magari, tante volte gli uomini. A parte che era bellissima, la cioè, capigliatura, però è un attacco fisico, no, no, non è certo. un attacco di contenuto. E quindi lei ha dovuto subire anche questo tipo eh, di aggressione. Con aggressione che, comunque, è sicuramente fuori luogo, che appunto va a colpire una donna, la sua femminilità ed è veramente fuori contesto. Non è nel merito di quello che ha fatto, ma certo. nella sua estetica. Però, insomma, è una donna che ha fatto sicuramente la storia della comunicazione della Roma. Senti, mh, a proposito di donne imprenditrici, eh, uno scivolone in questi giorni lo ha preso eh, Elisabetta Franchi. Elisabetta Franchi, che durante un convegno ha dichiarato di, di assumere donne dagli Anta in su, spiegando anche che se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li avevano già fatti. E addirittura, se volevano separarsi, avevano fatto anche quello. Quindi, diciamo che lei, dice, quindi, questa è una dichiarazione, diciamo che io le prendo quando hanno già fatto tutti i giri di boa e sono lì belle, tranquille con me al mio fianco a lavorare 24 ore al giorno. Allora, è un discorso da Mesozoico, come eh, qualcuno l'ha definito, oppure ha detto con maldestra. Eh, come dire, sincerità, quello che in tanti pensano, ma eh, con l'accortezza di, di non dirlo. Allora, tutte e due le cose. Sicuramente fotografo una situazione da medioevo, ma come dici tu, una, una, una situazione che c'è eh, in molte realtà, soprattutto private, dove l'azienda è gestita a volte no, in maniera eh, un po' così molto diretta, molto di petto, come ha detto lei, secondo me sono situazioni che ce ne sono molto diffuse, quindi non dice niente di nuovo, lei ha fatto uno scivolone in una, non so se sia uno scivolone, ma comunque insomma, è stata una situazione sicuramente deplorevole. Quello che le però invito a riflettere è che forse non vive in questo mondo perché ormai le quarantenni hanno figli, si risposano, si divorzano anzi forse è l'età che è proprio quella dove di più fermento oggi. Quindi insomma le invito anche a rivedere un po' la società, forse un po' fuori dalla società di tutti i giorni. <ride> è vero, è vero. Eh, direttrice, eh, vengo, da, vengo da te. Eh, allora, in Italia eh, ci sono moltissime giornaliste, eh, però gli esempi come il tuo non ce ne sono tantissimi. Ricordiamo eh, Alessia Lautone, la direttrice di La Presse, Alessandra Galloni, la prima direttrice della Reuters, eh, donna. Eh, la cosa che, eh, che sorprende è che comunque l'editoria e il mondo dell'informazione... Come dire, racconta ogni giorno eh, storie di empowerment femminile storie di eh, diversità di inclusione quindi insomma narra anche eh, delle best practice eppure sembra un po' immune da queste best practice tanto che eh, sono molti di più i giornalisti maschi che eh, firmano pezzi eh, eh, di, diciamo, di una certa importanza eh, editoriali e, e, e quant'altro è così? Cosa ne pensi? Il giornalismo è lo specchio del paese, inevitabilmente, no? perché lo racconta e quindi spesso se ne identifica eh, nei, nei pregi e nei difetti. Mi ricollego con quanto diceva il sottosegretario a proposito delle quote. Beh, questo è un paese in cui, mh, e poi arriviamo ai livelli di vertice, cioè partiamo dalla base della forza lavoro. In Italia lavora il 49% delle donne, cioè meno di una donna su due. Eh, siamo abbondantemente sotto le medie europee, dove appunto la media si attesta sul 63-64% di, eh, di donne eh, che lavorano. Eh, ora l'Italia non è il Corno d'Africa, siamo nel G7, cioè siamo tra i paesi più industrializzati al mondo, siamo la seconda manifattura d'Europa. Ecco, se nella seconda manifattura d'Europa neppure il 50% delle donne è impiegata, neppure la metà delle donne ha un'occupazione, con percentuali che scendono al 30% nel meridione. C'è un problema rispetto all'occupazione femminile? Beh, sì, enorme. C'è un problema di diritti umani, se neppure una donna su due lavora, appunto, in uno dei paesi che sta nel G7, in uno dei paesi più industrializzati del mondo. Vuol dire che c'è un tema economico, sociale e culturale di arretratezza gravissima, di cui dobbiamo farci carico e di cui la politica deve farsi carico. Veniamo ai vertici, e parliamo del giornalismo. Eh, se negli oltre 60 quotidiani italiani le direttrici sono solo due, perché siamo solo due, beh, è un problema di, di merito e di competenze, cioè o partiamo dal presupposto che le donne non sono buone a fare le giornaliste ad alti livelli e quindi si fermano, oppure significa che c'è un tema molto, 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 molto più subdolo e più grave rispetto alla possibilità di accesso alla carriera per le donne. Ecco, In potremmo... questa chiave intervenire attraverso un sistema come le quote rosa non solo è necessario, è doveroso, perché evidentemente col solo merito le donne non riescono a fare dei passi di carriera. Non ci riescono, altrimenti la, la, la spiegazione al fatto che ci siano solo due donne direttrici non c'è. È l'unica altra spiegazione è che non siamo abili, ma è una spiegazione che non mi sento ovviamente di poter dare. Quindi occorre un intervento forte della politica a qualsiasi livello dell'ingresso nel mondo del lavoro sia quello base appunto ricordo le percentuali di poco fa sono da terzo mondo eh, la Grecia ha il 60% delle donne occupate e l'Italia però nel G7%. Eh, e poi c'è un problema di vertici nell'informazione, nella finanza, eh, nella, nella medicina, in tutti, in tutti i settori professionali, che non può essere relegato solo al merito. Perché, se bastasse il merito, ci sarebbero molte più donne ai vertici, ovviamente, altrimenti dovremmo appunto discutere sulle nostre capacità, abilità e competenze. C'è un problema di formazione, di istruzione: le donne eh, hanno meno accesso alle carriere universitarie eh, legate alle materie scientifiche, per esempio. Ecco, è un problema trasversale nel nostro paese ed è particolarmente grave, e questo ce lo dicono dei numeri oggettivi, non ce lo dicono delle sensazioni. Quindi, dobbiamo partire dai numeri oggettivi e porci un problema collettivo. Di accesso alle professioni anche a livelli base. Quindi c'è un tema di vertice, ma non, non dobbiamo pensare solo al vertice, perché questo è un paese in cui c'è ancora un'emergenza di accesso alla base della professione, la ma beh, più della maggioranza di... del popolo femminile sta a casa, non ha Scusa, neanche un impiego di terzo beh, perché questo che sta dicendo è, eh, è, molto, è molto importante eh, anche perché, eh, come te, la pensa eh, Lilli Gruber che in un'intervista parla di un problema di cooptazione, cioè quello, la cooptazione maschile è eh, diciamo, rodata da anni e funziona, mentre quello della cooptazione femminile ancora è come eh, dire, caro amico, come, come si direbbe. Quindi anche la base da cui eh, pescare nomi di donne eh, non c'è, è pressoché inesistente, quindi si, si rifà un po' quello che dici tu, non può essere soltanto una questione di mancate competenze. C'è un problema in un paese appunto come il nostro, uno dei paesi più avanzati del mondo, in cui non lavora neppure una donna su due, il tema di nuovo è inevitabilmente politico, cioè significa che mancano quelle politiche che consentono alle donne di avere una, un accesso alla professione eh, sostenibile: sostenibile rispetto alla famiglia, rispetto alla formazione, rispetto alle possibilità, rispetto alle opportunità. Eh, L'episodio che citavi poco fa dell'imprenditrice si è lasciata sfuggire quelle frasi direi più che infelici eh, fotografa un dato di fatto cioè che se hai un figlio oggi è molto complicato eh, avere una professione o mantenere un posto di lavoro poterti permettere di portarlo avanti eh, non parliamo di carriera starei veramente sulla base cioè dobbiamo partire dal presupposto che c'è un problema di base di accesso al lavoro ancora prima che di accesso alla carriera eh, perché eh, appunto numeri del genere non tra l'altro fanno il male dell'economia e della società di un paese, perché un paese che stromette metà delle sue donne dalla possibilità di avere accesso al lavoro è un paese destinato ad avere un futuro molto limitato. E se veniamo da 80 anni che ci hanno concesso di crescere fino ad arrivare a essere la seconda manifattura d'Europa e entrare nel G7, abbiamo davanti 80 anni che eh, rischiano di riportarci indietro, perché il resto del mondo non ha, eh, noi siamo inadeguati rispetto al resto del mondo trainante, ovviamente rispetto al resto del mondo che traina, traina l'economia, che traina la società. Quindi c'è un, un gap che va colmato e non si può che colmare attraverso delle soluzioni politiche che consentano appunto alle donne di accedere alla professione con la serenità minima di, 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 di economia personale, che consenta loro di avere una vita in linea con le loro aspirazioni biologiche, cioè anche quelle di mettere al mondo dei figli. Altro grande problema del nostro paese è di avere un lavoro. Ecco, infatti, tra l'altro, questa è la domanda che eh, sto per, eh, diciamo, piano piano introdurre a, a, a Irma. Eh, intanto, eh, come dire, ci sono de, 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 dei mestieri come quello insomma di, di, di comunicare eh, le comunicatrici, cioè il comunicatore, ad alti livelli comunque lavora 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi viaggia, trasferte, eventi, in più il tutto aggravato dai social network che comunque alla fine come dire, non fanno altro che aumentare, alzare l'asticella. Perché eh, un domani, cioè a qualsiasi ora del giorno e della notte, può capitare eh, che attraverso i social si, si parta dai, dai social parta addirittura una crisi. Eh, quindi, insomma, con, coniugare la, la vita familiare con quella privata non è semplicissimo. Non è semplice, però non è impossibile. Nel senso che eh, più che diritto alla disconnessione a me piace parlare di dovere di disconnessione. Secondo me in questo ambito vale molto il buon senso. Come dicevi tu, chi eh, decide come me di fare questo lavoro sa che è richiesta una presenza d'animo e a volte anche fisica 24 ore su 24. Che però questo debba avvenire e avvenga tutti i giorni, no. Nel senso che questo è strettamente necessario, lo citavi prima, quando ci sono delle crisi, ma la crisi rappresenta un evento eccezionale e come tale va trattato. Secondo me, eh, ed è quello che avviene, eh, sta avvenendo perché eh, il Covid purtroppo non ha giovato al tema della disconnessione. Eh, perché molte persone si sono trovate, eh, ovviamente, i livelli dirigenziali, quelli più alti, sono abituati a lavorare anche molto in remoto, lo sono sempre stati, ma parlando di tutta la popolazione aziendale, ci sono delle funzioni che per loro natura non avrebbero mai potuto lavorare in smart working e invece l'hanno dovuto fare. E questo ha creato questa un'apprensione, se vogliamo, comprensibile da un punto di vista umano, per la quale si era portati ad essere molto più disponibili del necessario ci si sta rendendo conto che l'eccessiva disponibilità crea un'inefficienza lo dico nel mio contesto, nel mio lavoro noi non abbiamo bisogno di essere sempre connessi, perché per fare comunicazione hai bisogno di nuovi stimoli, di curiosità e la puoi prendere solo guardando fuori altro e diverso i social media, per finire io sono convinta che rappresentino un'opportunità, ma vada trattata come tale perché non è detto che per forza si debbano usare i social media, uno li usa nel momento in cui è pronto, io ho almeno due esperienze dirette di eh, aziende nelle quali ero arrivata e non c'era una totale consapevolezza della potenza del brand, quindi non era possibile utilizzare in quel momento i social media, perché sarebbero stati un boomerang, abbiamo costruito una cultura e abbiamo fatto di un'arma potentissima un asset, che è una roba diversa. Senti Irma, ehm, velocemente siccome eh, sono curiosa di sapere, eh, considerato che tu hai sempre lavorato per, per multinazionali, eh, immagino che quotidianamente tu ti eh, senta con i tuoi colleghi eh, dall'altra parte del, del mondo. Ecco, eh, da questo punto di vista c'è una differenza nel... nel, nel una differenza nella, nella gestione della gender balance o, oppure no? Cioè per, ravvisi un, effettivamente un, una nettezza m, nei comportamenti, negli atteggiamenti, nel, o, o c'è una best practice che, che ti piacerebbe importare? Allora, penso di poter affermare, senza paura di essere smentita, che nell'ambito della comunicazione healthcare farmaceutica. Uh, l'Italia, ma posso anche dire l'Europa, rappresenta una best practice, nel senso che qui uh, la gender balance è completamente sbilanciata a nostro favore. Sono molto più le donne, e, uh, sia a livelli apicali che a livelli proprio di, di gruppo di lavoro. Quindi, per esempio, io nel mio piccolo, nel contesto in cui lavoro, ho dovuto fare al contrario. Per creare un equilibrio ho dovuto cercare degli uomini. Tra l'altro ci tengo a dire, Gaia, grazie per... Perché me ne dai l'opportunità? Che nel nostro settore eh, sono assolutamente d'accordo con quello che diceva il sottosegretario e la, la direttrice, eh, non sono a favore delle quote rosa. Nel nostro ambiente, che è un ambiente dove è richiesta una tecnicalità, perché la comunicazione nel mondo del farmaceutico è fondamentale, vale molto la meritocrazia. Quindi siamo Molte più donne, ma perché probabilmente siamo riusciti a fare squadra, prima ancora, mi rifaccio un po' a quello che diceva Janina, diventasse un problema, l'abbiamo trasformato in un'opportunità. Ci conosciamo molto, una sa che si crea, si apre un posto di lavoro da un'altra parte, si fa da ponte, ci si aiuta. Eh, un po' diversa è la situazione in America dove in realtà si parla molto di gender equality, nell'ambito della comunicazione ci sono molte donne, però diciamo che c'è un equilibrio 50-50, qui è un po' più eh, spostato a nostro favore, posso dire anche 70-30. Ah, ci hai dato una notizia. Sottosegretario, allora, il giornalismo eh, sta vivendo un precariato lungo, molto lungo. Eh, e nel giornalismo proprio c'è tanto precariato. Infatti, come ricordava la, la collega Giancarla Rondinelli nella puntata della volta scorsa, eh, ci sono tante giornaliste, ma poche mamme perché eh, non ritengono eh, la maternità compatibile con, con la professione. Poi c'è la crisi del, dell'editoria. Eh, però eh, dall'inizio del suo mandato le risorse che sono state messe in campo non sono state esigue, tutt'altro mi corregga se sbaglio: 830 milioni, compreso il fondo straordinario inserito in legge di bilancio, per un totale, eh, e poi altri 230 milioni di, di euro da investire proprio sul, sul comparto dell'editoria. Quanto tempo? Ancora un po' di tempo, guardiamo. Ah, intanto parto da una cosa: non, non so se è ancora online la direttrice, ma eh, non avevo capito bene. Eh, eccoci. Eh, eh, siccome si è collegata al nel suo intervento, che tra l'altro in gran parte condivido, a quello che dicevo sulle quote rosa, sia ben chiaro: io non ho, non ho detto di essere contrario alle quote rosa. Infatti, ho aggiunto che possono e devono essere uno strumento, ma è solo un primo strumento iniziale, mi spiego ancora meglio. Eh, io in, in tutte le esperienze che ho avuto mi sono reso conto che evidentemente la mancanza di meritocrazia per quanto riguarda le donne, spesso e volentieri, è certamente ostacolata da una serie di mancanza di interventi legislativi, normativi e quant'altro di cosiddette agevolazioni. Eh, però credo che io sono un po' più radicale di lei, me lo consenta direttrice. Eh, io credo che non basti, cioè non basta soltanto l'intervento dello Stato per cercare di agevolare, è un cambio totale, radicale di mentalità. Eh, in un'azienda privata vale, credo, il business e la reputazione. Quindi io se sono un imprenditore... Se non sono stupido, devo avere tutto l'interesse a prendere la migliore professionalità perché mi fa eh, star meglio da un punto di vista economico. Dall'altro la politica, e io con la mia impostazione liberale, qualsiasi intervento in politica lo reputo sempre da prendere con molta attenzione perché non è detto che, che sia utile spesso e volentieri, come le sale leggi, basta una virgola cambino il senso totalmente. Dico un'altra cosa, faccio un esempio che forse non c'entra nulla. La Thatcher, che sicuramente è stata un leader mondiale, in realtà non vedeva eletta nel suo collegio, per più volte nel suo collegio non nominale. Perché il suo partito poi l'ha spostata e l'ha messa in un altro collegio in modo tale da essere eletta? Perché ragionando da imprenditori aveva capito perfettamente che avrebbe guadagnato enormemente a premiare la capacità e la meritocrazia di Margaret Thatcher. Dall'altro lato lei ha perfettamente ragione, io sono meridionale, me lo consenta, che in realtà soprattutto al centro sud ci sono tutta una serie di ostacoli, sì burocratici, sì di legge, ma soprattutto culturali, che in qualche modo considerano anche e soprattutto nell'ambito lavorativo, non solo una, una risorsa non adeguata agli standard che culturalmente si hanno in mente, ma io aggiungo anche un pericolo, un pericolo. E spesso e volentieri si utilizzano queste scuse che sono state fatte, eh, eh, può, eh, rischia di avere figli, quindi lascia il posto di lavoro, per… Non consentire l'accesso paritario a chiunque al mondo del lavoro, in particolare alle donne. Forse lei non sarà d'accordo con me, ma io la penso in questo modo: cioè la dico ancora più brutale, sì, gli interventi normativi, ma che abbiano un impatto di medio-lungo periodo. Medio-lungo periodo, non un intervento spot finalizzato solo e soltanto al momento e magari alla propaganda del momento. Io sono. Uh, figlio di una insegnante elementare che ha 85 anni e che quando io ho uh, sponsorizzato la campagna come dipartimento io leggo in classe il quotidiano e l'ho raccontata a mia mamma e che con la contentezza del neofita che aveva inventato una cosa mia mamma mi ha ricordato che lei questa cosa la faceva 55 anni fa 60 anni fa con le sue quinte elementari della serie la creatività in questo caso, sì, di mia mamma. L'idea in realtà è una cosa bella e l'ha avuta una donna. Non l'ho avuta io 60 anni dopo. Per quanto riguarda, eh, Vado, vedo che voleva, no, eh, volevo dire che io sono d'accordissimo con lei, cioè nel senso che scongiuro un intervento dello Stato in qualcosa in cui lo Stato non dovrebbe centrare, no? Appunto. Eh, eh, L'accesso delle donne alla professione, la meritocrazia, la possibilità di eh, fare carriera per strade naturali che appunto si basino sul, sul merito, sul curriculum, sulla formazione. È l'obiettivo che dobbiamo porci tutti quanti, quindi dobbiamo arrivare eh, a quel punto lì. E, e penso anch'io che eh, l'intervento dello Stato debba essere assolutamente contingentato, mirato e, e temporalmente limitato, perché questo significa che abbiamo colmato. Questo scalino, che, però, appunto va ancora colmato. È, è, è chiaro allora, che in una società matura e adulta non abbiamo bisogno di nessun intervento dall'alto per consentire qualcosa che dovrebbe essere, come lei dice, giustamente non solo naturale, ma, allora. ma doveroso. insomma E aggiungo anche un'altra cosa perché l'avete citato, ha fatto tanto scalpore il caso della imprenditrice stilista ha fatto molto meno scalpore il caso di un altro imprenditore che invece appositamente ha voluto assumere una sua dipendente nel momento in cui ha saputo che era in attesa, però ha avuto molta meno enfasi quel, quel caso. Vuol dire che il mondo è bello o perché è variato o perché è vario, ma per fortuna ci sono tante cose poco avariate e tante altre positive. Eh, la domanda era un'altra ma io mi sono dilungato. No, no, beh, no. tornando però al mondo dell'editoria, eh, fondi <ride> ce ne sono, sono stati messi a disposizione, eh, ah, meraviglioso posto, e mi, più sì. vorrei che mi racconta, mi parlasse proprio eh, brevemente anche del primo rapporto Ocse eh, sulla, sull sulla comunicazione istituzionale che ha presentato proprio in questi giorni. Allora io um, mi occupo eh, sono, ho la delega sull'informazione dell'editoria da un anno e qualche mese. Quando sono arrivato mi sono reso conto che la gran parte delle cose che sapevo eh, erano molto più complesse su questo mondo rispetto a quelle che sapevo. E mi sono anche reso conto di una cosa che dicono tutti: eh, è che l'intero sistema editoriale e informativo italiano è in crisi non da oggi e eh, che in qualche modo era necessario causa pandemia, causa altro, eh, e quindi crisi anche economica e sociale, cercare di, so cerca di sostenerlo il più possibile in quel momento. Ma poi ci siamo posti anche l'obiettivo di cercare di, oltre a sostenerli, rilanciare attraverso cosa? Una serie sì, di interventi, ha avuto la bontà di citare eh, il numero de de delle, delle risorse disponibili che abbiamo messo a disposizione in un'altra. Ma io contavo e conto su tre cose. La prima è che oh, abbiamo contribuito ho contribuito a risolvere un problema che si trascinava da anni e che riguarda la, eh, come dire, la tenuta sociale di un comparto, cioè quello del salvataggio dell'impugi. Perché, sinceramente, per chi fa la professione del giornalista dell'informazione, nel momento in cui rischia eh, di eh, non avere più diritto a, a un diritto, cioè quello della pensione. Credo che non faccia, non solo non faccia piacere, ma non fa lavorare in tranquillità. Secondo, a prescindere da dalle varie risorse, credito sulla carta e quant'altro, abbiamo puntato molto sulla direttiva copyright, perché è, 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 abbiamo la parte, diciamo, del recepimento dell'articolo 15 e 17, è la competenza mia esclusiva. Credo che abbiamo introdotto in Italia, forse per la prima volta, una normativa che in qualche modo qualche paese sta cominciando anche a copiarci. Perché abbiamo finalmente definito che è giusto ed è obbligatorio che un prodotto, cioè un prodotto importante come quello editoriale, dell'informazione, abbia un giusto compenso. Vada tutelato. Vada tutelato, ma vada anche retribuito, eh, giustamente retribuito. Non, non faccio perdere tempo sui dettagli. No, Partiamo nel merito no. perché. E poi abbiamo, e questo è una cosa molto importante, abbiamo per la prima volta inserito un fondo straordinario eh, per l'editoria nell'ultima manovra, che credo e spero, ed è, è anche il senso del, del, di questo governo, cioè eh, il governo torna a investire su questo settore, che è di 90 milioni per l'anno prossimo e 140 per l'altro. Io spero che queste risorse possano essere utilizzate dall'intero comparto, nessuno escluso. Per rilanciare progetti di filiera, nuove assunzioni, e, e quindi il precariato a cui lei faceva riferimento, ehm, investimenti di qualsiasi tipo, accordi di filiera. E, e un taccio. po' di innovazione. Allora, eh, lei ha avuto la bontà di citare anche il rapporto sulla comunicazione istituzionale, eh, il sì. tema è le fake news. No, più che altro per ricreare quel rapporto fiduciario tra lettore e, e, e mezzi di informazione. Perché non comunque... solo tra il lettore e mezzi di informazione, ma anche tra il lettore o comunque colui il quale subisce una informazione e chi la fa. Certo. Io dico sempre che il digitale non è un nemico. O i social, e sono uno strumento, e l'uso che se ne fa che può essere deleterio oppure può essere positivo. Eh, noi faremo probabilmente anche una campagna di comunicazione istituzionale per l'uso consapevole del, de, di internet e dei social, però <coughs> bisogna anche in qualche modo far capire che, eh, 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 e torniamo anche al tema di questa trasmissione. Eh, è bella, non la ricordo bene, una frase di Umberto Eco della serie con internet, in pratica tutti parlano di tutto e possono dire di tutto, prima erano limitati al bar e adesso eh, bisogna in qualche modo avere una cosa fondamentale, la direttrice sarà d'accordo con me, chi fa informazione ha la certificazione di qualità. Noi dobbiamo in qualche modo veicolare come governo tutto ciò che è informazione di qualità come l'informazione prioritaria, senza la censura ma facendo capire che quella informazione di qualità è un'informazione che il cittadino può controllare, sa che è vera e di conseguenza su quella si può basare. Questo è un problema che è venuto fuori soprattutto durante la pandemia, perché tanta disinformazione, si parla di infodemia, tutti questi termini mi piacciono poco, però durante la, eh, la, la pandemia noi abbiamo avuto grossissimi problemi. Però abbiamo anche in qualche modo cominciato a reagire. Noi abbiamo fatto per esempio un bello esperimento con Google che eh, tramite un accordo con la Presidenza in realtà quando si cercavano informazioni sui vaccini e sul Covid si veniva indirizzati prioritariamente al Ministero del, della Salute, che è quello che normalmente dovrebbe fare Com Google. Come è giusto che sia. Allora, Troppo eh, lungo? No. Se no l'avrei fermata sottosegretario. Ah, ecco. No, non tempi europei. No, 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 perfetto, Guarda, io sono proprio lì già, tengo il counter sotto gli occhi. Allora, rapidamente, una domanda uguale per tutti. Inizio da te, eh, Irma. Se potessi essere il primo a dare una breaking news in tema di diversity e inclusion, quale vorresti che fosse? Che bella domanda. A me piacerebbe molto leggere la notizia del primo presidente della Repubblica donna. Sottosegretario? Eh, rispondo per ultimo. <ride> ah, cioè, avevo, avevo finalmente invertito. Lui vuole rispondere per ultimo? Presidente del consiglio donna Ok. Ah, fantastico. Vianina? Io sto sulla stretta attualità. Magari che Ursula von der Leyen riesca a mettere fine a questa guerra, magari mi facendo sedere a un tavolo Putin e Zaleski C'è qualcosa legato a questa guerra assurda che insomma, stiamo vivendo tutti? Interessante. Direttrice tu, breaking news. Ma anche a me piace la Presidente del Consiglio donna, credo che sarebbe una, una, bella, una bella notizia di, di parità di genere per il nostro Paese. Bene, allora ringrazio nuovamente i miei ospiti, il sottosegretario Moles, la direttrice Pini, grazie Agnese, Ianina Landau, grazie. Irma Cordella. Grazie per essere intervenuti, ringrazio come sempre la nostra regia. Ringrazio voi che ci avete seguito e alla prossima puntata con Stronger.